Avete mai sentito parlare di Fujoshi? O conoscete qualcuno che lo è? Nel video di oggi affronteremo questa questione. Fujoshi significa letteralmente donna andata male e si riferisce a tutte quelle fans che vanno matte non solo per i personaggi maschili molto attraenti, ma che grazie alla loro grande fantasia vedono continuamente relazioni tra l'uno e l'altro, anche se i personaggi sono etero. Nota a margine. I fan uomini con questa spiccata fantasia sono invece chiamati Fudanshi. E qui la domanda sorge spontanea. Ma perché le Fujoshi sono interessate a relazioni omosessuali tra i vari personaggi? Perché non sono più tendenti a normali relazioni etero tra un personaggio maschile e uno femminile? Bella domanda, ma solo le vere Fujoshi lo sanno. Le fantasie delle Fujoshi trovano il loro sfogo nelle fanart e nelle fanfiction, prima ancora che i produttori di anime si accorgessero di ciò. Anni fa, se un anime aveva molti personaggi maschili nel cast, tipo, che so, Holly e Benji, era più che ovvio che quel determinato cartone fosse destinato principalmente ad un pubblico di ragazzi. Tuttavia, pian piano, le cose sono cambiate grazie alle ship che le varie Fujoshi riescono a creare. Questo fenomeno è dovuto all'Odagiri Effect. Ma che cos'è questa roba, direte voi? Beh, nell'anno 2000 in Giappone esisteva un popolare telefilm per ragazzi chiamato Kamen Rider Kuga ed il protagonista si chiamava Joe Odagiri. Benché lo show fosse per ragazzi, il protagonista era così bello che molte mamme iniziarono a guardare lo show ed esso raggiunse molta popolarità anche tra le varie casalinghe. Avere un programma che poteva contare su ben due audience automaticamente si rivelò una mossa vincente e fece sì che film e anime aumentassero il numero di personaggi attraenti. Uno dei generi che le Fujoshi shippano di più sono sicuramente gli anime sportivi. Per fare un esempio, Yuri on Ice. Questi, data la mancanza di sport con generi misti, rappresentano un mix perfetto. Un cast di migliori amici, barra rivali con forti possibili emozioni, duri allenamenti, pianti per le vittorie. In poche parole, l'ambiente ideale per le Fujoshi per sognare relazioni romantiche tra i protagonisti nel loro mondo fantastico di muscoli e sudore. Tanto sudore! Ciò significa che questi anime sono stati intenzionalmente disegnati per far, tra virgolette, eccitare le Fujoshi? Non tanto quanto si potrebbe pensare, ma si sa, le Fujoshi più accanite riescono a vedere ship che sfuggono agli occhi di noi semplici umani. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere nei commenti se una di voi è una Fujoshi. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.